Salve a tutti amici artisti, oggi unboxeremo Spider-Man della Marvel Legends. Guardiamo la scatola nei particolari. Ecco ok, quindi non perdiamoci chiacchiere e partiamo con il video. Eccoci qui con Spider-Man unboxato. Allora, andiamo a guardare con attenzione i particolari di questo Spider-Man, partendo dal painting. Allora, innanzitutto si può notare, guardando con un po' di attenzione, che qui la pittura non è precisissima, ci sono delle piccole rialzature. Mi pare di vedere da entrambi i lati, anche di qua. Poi il ragno sul petto, qui le zampe prolungate nel fianco, non sono precisissime, c'è qualche piccola imperfezione. Però la cosa positiva è che aprendo le spalle e qui il petto, il simbolo del ragno continua. La stessa cosa la si può notare qua alle spalle. Anche qui, allargando così le scapole, si può notare che la forma del ragno continua, a parte qualche piccolissima imperfezione. Poi, per quanto riguarda invece le mani, allora in questo caso presentano un buchetto, perché praticamente sarebbe laddove Spider-Man lancia la ragnatela. Anche qui c'è una piccola imperfezione, perché dovrebbe essere rialzato e non così forato. E possiamo fare un paragone con un'altra figure per vedere questa piccola imperfezione, che è questa qui. In questo caso Venom qui si può vedere benissimo come dovrebbe essere, perché è da qui, come ho detto prima, che spara le ragnatele. Quindi questa è la differenza. E fino a qui ci siamo con il paint. Adesso passiamo alle articolazioni. Iniziamo dalla testa. Possiamo vedere che gira, può girare anche completamente. E poi può guardare verso l'alto fino a qui, questo è il limite. Poi andiamo a guardare. Prima ho già mostrato come il petto si può allargare anche così. Poi guardiamo le braccia, massimo dell'estensione, e questa qui. E poi le mani possono girare in questo modo completamente, anche perché si possono cambiare, ma questo lo guardiamo dopo. Entrambe le braccia. Per quanto riguarda il punto di potete inclinare, e questo qui è il massimo. Anche dietro si possono legare così, questo ve l'ho mostrato prima. Poi il tronco si può abbassare in avanti, indietro, così può assumere molte posizioni. E come ho mostrato prima, la cosa bella è che il disegno continua. Poi può fare anche torsioni, ma mi pare di vedere sì, può fare anche addirittura il giro completo. Per quanto riguarda le gambe, possono girare in questo modo qui, tutte e due. Anche queste forse completamente, sì, completamente anche, ecco qua, entrambe. Ginocchio, vediamo l'articolazione del ginocchio, massimo dell'estensione, questa qui. Poi i piedi possono allungarsi così a punta, non ha la possibilità di girare qui nella caviglia, solo così al massimo. Ecco qua. Poi, ok, questo Spider-Man simbionte dispone di un altro paio di mani, cioè queste qui chiuse a pugno, che sono quelle là che solitamente si usano per la posizione a combattimento. Poi si possono cambiare. Disponiamo di queste mani. Poi proprio la posizione che solitamente assume per arrampicarsi. Davvero ragno 1 e 2. Adesso le cambiamo. E 1 e 2. Mano sinistra, ecco qua. Poi la destra. Con queste mani in questa posizione, come dicevo prima, gli possiamo far assumere la posizione dell'arrampicata del ragno.
quindi proviamo a posizionarlo. È abbastanza articolato, ma non tantissimo da poter assumere ogni posizione. I piedi ci aiutano per la posizione fino a un certo punto. Infatti, per fortuna può compiere questa torsione. Però più di questo non va verso l'alto, quindi questa posizione qua ci aiuta fino a un certo punto. Invece questa qua è buona. La torsione del busto invece aiuta abbastanza per quanto riguarda questa posizione. Questa qui è la posizione dell'arrampicata. Grazie a questa doppia coppia di mani possiamo fare anche altre cose. Per esempio, possiamo cambiarne una sola, tipo così. Questa qui la togliamo e ne mettiamo solamente una a pugno, così. Poi facciamo assumere questa posizione, in modo che sembra che con questa mano aperta si difenda, e con questa qua a pugno attacchi, in questo modo. E in arrivo anche Venom, che sta per attaccarlo. Eccolo qua. Così che sembra che Venom lo voglia prendere dall'alto, lo ferma con la mano e sferra un pugno. Voglio farvi notare quanto è bello questo Venom. Bellissime entrambe, però forse Venom è ancora più bello. Adesso facciamo un'altra cosa, misurazione e comparazione. Vediamo questo Spider-Man quanto è grande. E siamo il metro, vediamo un po'. Allora, questo qui è alto 15 centimetri. Poi e lo mettiamo più qua. Adesso paragone con Venom. Quando sarà alto Venom? Questo già deve andare più dietro perché è già più alto. Allora, vediamo un po'. Venom, diciamo che quasi 20 centimetri, 19,5, quasi 20. Poi sono due, uno, due. Terza misurazione, Spider-Man, questo è gigantesco, è un colosso. Terza misurazione, questo Mega Spider-Man, che è alto quasi 30 centimetri, 29 quasi 30 centimetri. Questo è lo Spider-Man che ho usato per la custom, quindi se volete vedere passate nel canale per vedere l'altro video della custom. A questo punto, se il video vi è piaciuto, lasciate like, commentate il video, condividetelo. Al prossimo video.